This is Playtime Radio. Playtime Radio. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. Di Dunga, colpo di testa da parte di Borgonovo e c'è la rete da parte del Pescara che si porta in vantaggio. Attenzione, interviene di Camonte di Brescia, si è portato in vantaggio la formazione di casa, ha segnato Giunta, Brescia 1, Cagliari 0, a te la linea. Capolavoro di Zoratto ed il Parma è in vantaggio, ti chiedo scusa, Parma 1, Roma 0, marcatore Zoratto, a te Provenzale. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati qui su B-Planet, l'unico programma che vi parla della serie B a 360 gradi. Questa è la quinta puntata, siete di nuovo insieme a noi, io sono Antonio alias 1936, solo io, mi avete imparato a conoscere, ricordo a tutti di venirmi a trovare su YouTube, sul mio canale 1936, solo io, mi raccomando, 1936 non a lettere ma a numeri, e siamo in compagnia del nostro amico Stene. Buonasera Stene, ben ritrovato insieme a noi. Buonasera Antonio, buonasera Sandro, buonasera Sub 1989, anche se 089, così si arrabbia che lo prendo in giro. Buonasera Cage, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Playtime. Mi state dando la linea, tra l'altro, nel momento in cui l'Italia è passata in vantaggio contro la Moldavia, ha segnato Cristante di testa, per cui Stene porta bene. Vabbè, benissimo, Stere, sei il numero uno, io te l'ho sempre detto. E siamo anche in compagnia del nostro mitico Sandro. Buonasera Sandro, ben ritrovato insieme a noi. Buonasera Antonio, buonasera Stere, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Playtime, buonasera alla nostra regia Eric e Christian. E, che dire, mi avete imparato a conoscere come Antonio, quindi 1909 è solo Pisa, mi raccomando. Fate una capatina sul canale YouTube e niente, guardate i video che io penso che siano interessanti. Va bene, io ripasso la linea al nostro Antonio. Allora, questa è la quinta puntata del nostro programma, questa sera c'è tanta carne al fuoco, è finito da due giorni il calciomercato, abbiamo tante news, tante bombe di mercato, tanti colpi che si sono avuti in Serie B, si è giocata la seconda giornata del campionato e qui è partita già la prima panchina, ma non vi dico niente perché poi vi sveleremo la panchina che è saltata anche, direi, in modo clamoroso. Siamo alla seconda giornata, quindi vabbè, ma siamo abituati da quel presidente a vedere queste scelte. Avremo anche un ospite da Pescara per parlare meglio della situazione del calciomercato a Pescara, ma andiamo a vedere subito cosa è successo con i risultati, le classifiche della seconda giornata della Serie B. Vai Sandro, facci il tuo riepilogo, il tuo consueto elenco di partite. Bene, perfetto. Allora, la seconda giornata di B si è conclusa con Chievo Salernitana 2-1. Quindi Mogos, Tutino e Djuric. Per quanto riguarda l'Ascoli, Lecce 2, Ascoli 0, Mancuso, Andersen,
Dopodiché troviamo Empoli e Monza finita 0-0, quindi Regina Pescara, Regina 3, Pescara 1, doppietta di Liotti, Menez, e per il Pescara ha segnato Maestro. Spal Cosenza 0-0, Venezia Frosinone, Frosinone 2, Venezia 0, Novakovic e Sismischi. Poi Virtus Entella Reggiana 0-2, quindi gol di Mazzocchi e Varone. Dopodiché troviamo la Nerossi Vicenza e Pordenone 1-1, Cappelletti e Dio. Pisa Cremonese 1-1 con gol di Vido e buon aiuto per quanto riguarda la Cremonese. E quindi troviamo Cittadella Brescia finita 3-0, Durso, Diaut e Gargiulo. Questi sono stati, diciamo così, i risultati e i marcatori. Poi andiamo a dare un'occhiata alla classifica, quindi troviamo in testa a punteggio pieno il Cittadella con 6 punti, dopodiché troviamo la Regina a 4, la Salernitana a 4, Reggiana a 4, l'Empoli a 4, il Lecce a 4. Quindi abbiamo il trenino Frosinone-Venezia a 3, Spal, Cosenza, Monza, Pisa, Pordenone a 2, Ascoli, Brescia, Chievo, Pescara, Vicenza, Cremonese e Entella a 1. Poi, se sei d'accordo, Antonio, diamo un'occhiata anche alla classifica dei marcatori. Vai, quindi, vai. Con 2 reti troviamo Mazzocchi, Vido, Liotti e Menez. Con una rete troviamo chiaramente parecchi giocatori, normali. Caracciolo, Ugonsei, Benedetti, D'Urso, Gargiulo, Sedio, Moreo e Lamantia, Varone e Martinelli, Casasola, Diurici e Tutino, Donnarumma, Cavion, Aramu, Maestro, Cappelletti, Anderson e Mancuso, sì, Mogos, Dio, Novakovic e Smischi, poi Salomon e Buonaiuto, che chiude. Lettoscano, per quello l'è in difficoltà. Comunque, raddoppio dell'Italia contro la Moldavia, 2-0, e ha segnato il suo primo gol in nazionale Ciccio Caputo. È l'amore mio, perché io Ciccio Caputo è al fantacalcio, quindi è l'amore mio, gli voglio bene a Ciccio. Così, 23esimo minuto, Italia 2, Moldavia 0, a te la linea. Perfetto, allora ragazzi, abbiamo fatto un riepilogo della seconda giornata. Io direi di andare a parlare subito un po' di queste partite. Ve ne anticipo io due, vi faccio un po' un resoconto. Allora, partiamo subito da Regina Pescara. Non è che ci sia tanto da dire in questa partita. La Regina l'ha dominata, stradominata, sia sul piano tattico che su quello fisico. Un Pescara in difficoltà, errori gravissimi da parte di dei singoli. È un Pescara che è ancora un cantiere aperto, ha bisogno ancora di rodarsi, di amalgamarsi. Sono mancate alcune pedine importanti. Asensio, che è arrivato in questi ultimi giorni, non ha potuto nemmeno giocare titolare, quindi il Pescara ha tutte le attenuanti, anche se comunque non puoi andare a fare una partita del genere a Reggio, dove in pratica ti consegna gli avversari nel primo tempo. La partita è iniziata con un calcio di rigore al quindicesimo sbagliato da Galano, che aveva in pratica spiazzato Plizzari, ma la palla sbatte clamorosamente sul palo e quindi nulla di fatto. Da qui la Regina incomincia a prendere il campo e il predominio, va in vantaggio con Liotti, che segna poi anche una doppietta, ma il vantaggio della Regina e il conseguente poi raddoppio è in pratica sono stati segnati da due svarioni della difesa del Pescara. Il terzo gol con un Pescara in bambola è l'emblema della partita, ovvero Bellanova che effettua un retropassaggio, Liotti prende il pallone, si invola sulla sinistra, la mette in mezzo e Jeremy Menez fulmina il buon Fiorillo, che non può far nulla. Nel secondo tempo Oddo ha tentato di mischiare le carte in tavola, abbiamo visto che sono stati fatti tanti cambi, la partita l'ha riaperta, si fa per dire, Maestro, che prende il pallone sul vertice basso destro dell'area, appena entra tira una bordata sul primo palo sotto l'incrocio con Plizzari, che guarda il pallone insaccarsi dentro la rete.
il Pescara ha provato un po' a reagire, ma non è riuscito a far nulla. È entrato Asensio, ma la regina ha controllato bene. Io direi migliore in campo della partita Menez, che è stato secondo me un giocatore decisivo, un giocatore che quando sta bene fa la differenza in questa Serie B. Quindi peggiore in campo Bellanova del Pescara, che ahimè ha fatto degli errori micidiali per la propria squadra. Io andrei a parlare della seconda partita prima di poi fermarci e ascoltarci il primo pezzo musicale, ovvero Spal Cosenza, e questo è un risultato direi a sorpresa, perché il Cosenza è riuscito a riacciuffare il risultato al 94esimo con la Spal che era passata in vantaggio con un colpo di testa di Salamon nel secondo tempo da un'azione d'angolo. La partita è stata combattutissima, ovvero nel primo tempo ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Dall'inizio c'è stata la Spal che si è resa pericolosa con D'Alessandro prima e poi Paloschi. Subito dopo il Cosenza ha cercato di rispondere, prima con Balui che tira a botta sicura e Berisha fa una bella parata, e poi Carretta che da calcio d'angolo tenta addirittura il gol della domenica, tentando il tiro diretto da calcio d'angolo con Berisha che riesce a parare per un non niente. La ripresa si ripresenta con una spalla a trazione anteriore, c'è stato il gol di Salamon, come vi ho detto, da calcio d'angolo, un bel colpo di testa, e quando meno te lo aspetti, con la partita che è andata avanti con Cosenza che ha cercato in qualche modo di riprenderla, quando meno te l'aspetti, al 94esimo cross dalla sinistra di Baez sul secondo palo e Tiritiello tira di calcio di prima intenzione di interno destro sul secondo palo e la palla si infila in rete con la difesa della Spal colta di sorpresa, con Berisha che non riesce a prendere il pallone e col difensore della Spal, non chiedetemi chi perché non l'ho visto, che in pratica cincisca col pallone e quindi la palla finisce in rete. Queste sono le prime due partite della Serie B che vi ho raccontato, sono state due belle partite. Direi adesso di andare prima a sentirci la nostra prima canzone della serata e poi abbiamo il primo ospite della nostra serata, un grande ospite, non vi anticipiamo niente, andiamoci a sentire. Abbiamo calato noi la bomba di mercato sto giro. Esatto, andiamoci a sentire Ed e Earth dei Fat Mac, poi via con il nostro ospite, ascoltateci perché ne avremo delle belle. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes lavoro di Zoratto ed il Parma è in vantaggio, ti chiedo scusa. Parma 1 Roma 0, marcatore Zoratto, a te Provenzano. Cause my heart goes
State ascoltando Radio Playtime. Playtime Radio. La raccolta firme in favore dell'ospedale di Saronno dipende anche da te. L'obiettivo è quello di ripristinare reparti trasferiti a Busto e mantenere l'ospedale un presidio medico di livello 1. Prendi l'iniziativa e firma a favore del diritto di tutela per la tua salute e quella degli altri. Fai la cosa giusta. Vieni a firmare in sede Obiettivo Saronno in via Padre Monti 13, in centro a Saronno, da lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Inoltre a Saronno puoi firmare anche nei seguenti negozi: Cartoleria Secchi, Ceriani Centrotela, Open Space, Tindoria Angolo Via Pietro Micca, Levan, Bar Pasticceria, CPS e nelle seguenti farmacie: Taglioretti, Forni, Santuario, San Marco, Santa Maria. Per l'ospedale, un obiettivo comune, con la salute non si scherza. Firma anche tu. Playtime Radio. Eccoci tornati su B-Planet, il programma della serie B. Stene, ci sono novità per quanto riguarda la nazionale? Scusami se non sono intervenuto, ma ero ammaliato dal terzo gol dell'Italia contro la Moldavia, che prima ho chiamato Moldovia, ma voi ormai mi conoscete con la mia dislessia cronica e quindi le mie cappelle sono costanti. Comunque, 30° minuto, 3-0, gran gol di Stefan El Shaarawy, il faraone. Per cui direi che come triplo vantaggio non è male, anche perché il CT Mancini si è estremamente raccomandato che questa gara venisse giocata al massimo dell'impegno proprio per un discorso di ranking. Quindi direi molto 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 bene. Perfetto, allora visto che Faraone ha fatto un bellissimo gol, Stene, io lascio a te l'onore di presentare il nostro ospite della serata. Vai! Abbiamo veramente un top player, tanto per paragonare insomma il nostro ospite al gioco del calcio. Comunque, con estremo onore e con veramente tanta stima, abbiamo niente proprio di meno che Nino Caracciolo, uno giornalista sportivo, cavallo proprio di battaglia e, come si suol dire, la punta di diamante del sito gianlucadimarzio.com e nonché anche collaboratore di Sky, per cui benvenuto, grazie Nino della tua disponibilità. So che hai anche poco tempo perché sei appunto impegnato con Sky e quindi ti cedo immediatamente la parola e ben arrivato su Radio Playtime e su B-Planet. Ciao Stene, io ti ringrazio per le bellissime parole, un onore per me essere con voi, vi ringrazio per l'invito ricevuto e sono davvero felice di poter fare questa chiacchierata insieme a voi. Benissimo, allora io direi che ti lascio il microfono aperto, come si suol dire, vai, spulciami tutte le bombe di mercato legate alla Serie B. Prima sfrutto l'assist di El Shaarawy, te ne dico un'altra. Fammi parlare un attimino di El Shaarawy, perché ma tutto quello che vuoi. È stato un passo dalla Roma, poi per diverse situazioni non si è sbloccato il suo trasferimento, doveva tornare in prestito in Europa, anche perché fare Italia-Cina più volte al mese per via delle convocazioni delle nazionali lo bloccherebbe per quanto riguarda il Covid, quarantena, quindi c'era la possibilità di farlo rientrare in Europa. È stato vicinissimo alla Roma, però alla fine non si è concretizzata. Chiudo parentesi sfruttando l'assist del 3-0 della nazionale del Faraone.
e ne approfitto per parlare di Serie B, anche perché in questo calciomercato di Serie B ci sono stati dei grandissimi colpi, davvero tantissima carne al fuoco. Sarà come ogni anno, la Serie B è sempre un campionato che io sinceramente adoro, mi piace tantissimo perché è sempre imprevedibile, ci sono tantissimi giovani che si mettono in mostra. Ricordo anni fa una volta intervistai Sensi al primo gol al Cesena, poi dopo un anno lo ritrovai in Serie A, un bel giocatore. Ogni anno la Serie B ci dà sempre tantissime grandi sorprese. Dallo stesso Tonali si è messo in mostra in Serie B, ma ne potremmo dire tantissimi. Morosini degli anni precedenti, per restare in casa Brescia, Bisoli, ce ne sono stati tantissimi negli anni precedenti. E Sciaragui stesso, anni fa. Insigne Immobile. Esatto, Insigne Immobile da Pescara, mi dicono, assolutamente. Ma l'elenco è lunghissimo, quindi qualcuno l'ho dimenticato sicuramente, più di uno l'ho dimenticato sicuramente. Campionato bellissimo, secondo me, mai proprio combattuto, sarà combattutissimo perché il livello si è alzato, potremmo definirlo 1-2. E iniziando a parlare di calciomercato di Serie B, dicendo di A2, non possiamo che iniziare dal Monza, perché quello che ha fatto il Monza con un budget magari ben oltre la categoria, ha fatto qualcosa di importantissimo, sia dei nomi di copertina, perché se parliamo di Kevin Prince Boateng, non sta certamente a me, Nino Caracciolo, scoprire chi è Kevin Prince Boateng, però voglio dire, se sta bene fisicamente, da come so io, ha superato pienamente, egregiamente le visite mediche, quindi voglio dire, sta benissimo, è un uomo che può fare la differenza, giocatore di categoria superiore, quindi Boateng non lo scopro io, pupillo di Galliani, di Berlusconi, quindi ma il Monza oltre Boateng ha fatto tantissimi altri acquisti, tutti ovviamente, Boateng è l'uomo copertina, però il fiore all'occhiello della campagna acquisti della società Brianzola potrebbe essere questo Antonio Marin, esterno offensivo o comunque tutto fare, che hanno acquistato dalla Dinamo Zagabria, operazione importante in prestito con obbligo di riscatto, che hanno strappato la concorrenza della Sampdoria, e già questo fa capire il progetto ancora più ambizioso del Monza, perché se va a competere con una squadra di medio classifica, comunque di Serie A, e riesce a strappare giocatori di quel livello, vuol dire che il progetto è importante, ma ovviamente è scontato. Oltre a Marin sono arrivati tantissimi altri giocatori, vedi Barilla giocatore titolare nel Parma lo scorso anno, tutti giocatori di categoria superiore, Donati, è arrivato Barberis, è arrivato un giovane importante come Pirola dall'Inter, oltre a tutti gli altri acquisti ovviamente, e inoltre non dobbiamo dimenticare i giocatori che erano già presenti in rosa, perché il Paletta che oggi fa il titolare nella difesa del Monza può secondo me stare benissimo in una squadra di salvezza di Serie A, quindi sono giocatori di categoria. Poi Brock è un allenatore che sta affermato già per la categoria, affermata, ha fatto esperienze importanti, una finale di Coppa Italia col Milan, ha allenato il Milan, comunque è una squadra che parte con tutti i favori del pronostico, ovviamente poi sarà sempre il campo come sempre a confermare o meno, perché il mercato è un po' sono i sogni dei tifosi, accende il sogno dei tifosi, poi è sempre il campo a dare l'ultimo verdetto. Dal Monza passo alla regina, e non perché sono calabrese, non perché sono regino, però anche la regina ha fatto un mercato davvero importante. Avere Menez, io lo considero un giocatore da fascia alta di Serie A, perché Menez ha dimostrato l'ultima esperienza che ha avuto in Italia, il giocatore che era. Anche lui non se sta bene fisicamente, ma se c'è con la testa, nel senso, se ha le giuste motivazioni, secondo me le ha, perché altrimenti non avrebbe accettato un progetto in Serie B in Italia, Menez può fare la differenza in queste prime due partite tra Salerno e la gara interna con il Pescara, ha dimostrato di che pasta è fatto. Poi oltre a Menez ha preso Lafferty, ha preso Krisetig, ha preso Fatih, ha preso Thiago Jonek, difensore molto importante ed esperto, ha preso dei giovani interessanti come Di Chiara. A questo bisogna aggiungere già un organico collaudato, secondo me delle pedine importanti, un organico collaudato con Mimmo Toscano, allenatore davvero bravo, che lo scorso anno ha creato con il gruppo ha fatto la differenza, creando un gruppo davvero super. Per quanto riguarda la regina, così come per il Monza, ma la regina è sempre il sud, è sempre più caldo come ambiente, come tifo. I tifosi, sperando che presto si possano riaprire gli stadi, vengono riaperti gli stadi, il fattore Granillo potrebbe essere un fattore in più, potrebbe essere l'arma in più, perché il Granillo si è acceso, il Reggio Calabria si è riaccesa nuovamente la passione per questa squadra, e lo scorso anno io ero presente in Regina Bari, tra le tante partite c'erano 17.000 persone al Granillo, quindi questo ci fa capire l'entusiasmo del popolo reggino, che dopo tanti anni di sofferenza è tornato a sognare. Rimanendo in una piazza del sud, un altro mercato importante l'ha fatto il Lecce, secondo me. Il Lecce ha preso tantissimi nomi sconosciuti,
all'apparenza sconosciuti, sia per noi operatori del settore che magari per tanti tifosi sconosciuti, però c'è la garanzia Corvino, perché quando Corvino prende dei giovani stranieri difficilmente li sbaglia. Corvino è una garanzia, difficilmente sbaglia. A questo bisogna aggiungere un attacco importantissimo, un reparto offensivo importantissimo in Lecce. C'è Coda, Stepischi, Pettinari, che non so se è già ufficiale per via dello svincolo della situazione Trapani, ma comunque dovrebbe aggregarsi a brevissimo. E inoltre negli altri ruoli hanno preso Japong, hanno preso Dermacu, giocatore molto forte Dermacu, e a questo bisogna aggiungere che sono rimasti Falco e Mancosu anche. Quindi voglio dire, è una rosa davvero, davvero importante il Lecce. Spostandoci un attimino, un mercato che secondo me è stato sottovalutato, un mercato che è stato sottovalutato un pochino, o comunque non ha fatto dei fuochi d'artificio importanti, ma secondo me ha fatto un mercato intelligente, un po' sottovalutato, è stato quello del Chievo Verona. Il Chievo ha preso un giocatore che personalmente mi piace molto, che è Vasile Mogos, dalla Cremonese. Mogos è un esterno fascia centrale, è un bel giocatore, si deve rilanciare, Ciciretti si deve rilanciare, però Ciciretti ha mostrato in passato di avere delle qualità importantissime, e a questo bisogna aggiungere anche Luca Palmiero. Io su Luca Palmiero, a me piace molto, io l'ho osservato da vicino quando era a Cotenza, poi magari da Pescara, visto che l'hanno avuto anche lì, non so cosa se la penseranno come me, però allora Palmiero per me ha delle qualità importanti, ha delle qualità molto importanti, secondo me deve fare un pochino il salto di qualità mettendo un pochino più di garra, ecco, direi un attimino più di garra. Però Palmiero ha tutto, secondo me, per diventare un giocatore importante. Deve crescere, deve fare quell'ulteriore step. Però se, personalmente ritengo che abbia tutte le qualità. Parlando di Palmiero, parlo anche di Tutino, perché si sono sempre mossi insieme, prima Cosenza e quasi sempre mossi insieme. Tutino è un altro bellissimo colpo della Serie B, giocatore che a me Tutino piace molto, anche lui deve fare quell'ulteriore step per crescere ulteriormente. È andato alla Salernitana, squadra importante anche la Salernitana, con delle ambizioni, che ha preso anche Antonucci dalla Roma, un altro bel giocatore. E poi, andando ad analizzare, di Brescia abbiamo un attimino sfiorato prima, parlando dell'allenatore esonerato, ormai Cellino ci ha abituato, per lui due partite sono già tante, ci ha abituato a degli stravolgimenti in panchina, è andato via Del Neri, è tornato Diego Lopez, Del Neri che inizialmente era stato preso con l'idea di fare il direttore tecnico, poi dal direttore tecnico è passato ad allenatore, che è sempre stato il suo ruolo. Due partite però non sono bastate per convincere l'ambiente, evidentemente Cellino ha visto che qualcosa nell'ambiente non funzionava all'interno del gruppo squadra, comunque ha deciso di richiamare il suo pupillo Lopez. Brescia che bene o male ha mantenuto la stessa ossatura dello scorso anno, certo ha tolto un giocatore come Tonali, giocatore importantissimo, ha tolto Balotelli, ma lo scorso anno non è che ha dato un apporto così rilevante alla causa Balotelli, già forse all'inizio, poi la situazione è un po' deteriorata, e quindi bene o male l'assenza pesante è quella di Tonali ha meritato una prima fascia in Serie A come oggi rappresenta il Milan. Parlando di altre operazioni di mercato, ti posso dire che un bel colpo, sono curioso di vedere all'opera Sebastiano Esposito dell'Inter alla spalla. Sebastiano Esposito, mi dicono chi lo conosce bene, che ha delle qualità davvero importanti, ci ha fatto intravedere già qualcosa in Serie A, sicuramente a livello di personalità. Adesso ha un campionato tosto, un campionato dove bisogna farsi le ossa, utilissimo per farsi le ossa come la Serie B, in una squadra importante come la Spal, che ha preso un allenatore preparato come Pasquale Marino, e Pasquale Marino secondo me è garanzia di voler ambire a determinate situazioni. Stessa cosa dell'Empoli, anche l'Empoli è una buona squadra, ben quotata, non ha fatto grossi colpi di mercato, giustamente, ha preso Matos, non ha fatto comunque i botti di mercato, però ha trattenuto Ricci, secondo me questo è un grandissimo colpo, perché Ricci è un centrocampista di prospettiva, lo volevano la Fiorentina, lo voleva il Napoli, quindi voglio dire, lo voleva il Parma, è stato vicino al Parma, è stato importante riuscire a trattenerlo. Poi, un altro colpo importante, anche lui che si deve rilanciare, è Morosini a Lentella. Lentella ha fatto pochi ritocchi, secondo me, però dei ritocchi mirati. Morosini, non ci dimentichiamo che era stato acquistato dal Genoa, ha giocato in Serie A, si parlava molto bene di Morosini, ultimamente si è, tra virgolette, un pochino perso, si deve ritrovare, ha avuto infortuni, si deve ritrovare.
avuto in porto, si deve ritrovare. Ma è un ragazzo serio, lo conosco personalmente, un ragazzo con la testa sulle spalle, proprio un ragazzo intelligente, studioso, proprio un ragazzo a posto con la testa. Quadrato. Quadrato, esatto. Sì. Ad Ascoli lo scorso anno ha fatto bene, poi nella seconda parte della stagione, quando è andato in Ascoli in prestito. Esatto. Ma ha delle qualità importanti. Secondo me deve ancora capire un pochino il suo ruolo, perché inizialmente lo schieravano trequartista, poi lui voleva giocare più seconda punta. Ci sono state delle partite dove hanno anche tentato di inserirlo come mezzala di centrocampo. Secondo me è più una seconda punta, un trequartista, ma non entro in questioni tattiche, perché non è il mio compito. Senti Nino, volevo chiederti una cosa, ma proprio per far arrabbiare Sandro, che butto dai al mercato del Pisa? Il Pisa ha fatto un bel mercato, se Sandro parla, se è giusto che parli Sandro, però personalmente do un voto molto alto al mercato del Pisa. Prima ancora di dire del mercato del Pisa, voglio dire che la cosa più importante, al di là dei nomi che sono arrivati e delle conferme che ci sono state, perché anche in casa Pisa ci sono state delle conferme ancora più importanti forse degli acquisti, e mi riferisco a Vido, Bernier, sono dei giocatori importantissimi. Sandro, dimmi tu se sto sbagliando. No, assolutamente. Poi, ovviamente, trattenere due gioielli come Vido e Bernier, poi arriva Mazzitelli dal Sassuolo, arriva Simone Palombi dalla Lazio, giocatore importante. A questo bisogna aggiungere le ambizioni importanti di una società forte, stabile, che è una società che vuole puntare in alto. Ora non sta a me qual dire quali sono gli obiettivi del Pisa, ma io il Pisa playoff li vuole fare, come se li vuole fare playoff, è squadra importante, ha ambizioni importanti. Poi no, ha sfiorato anche Clemenza in queste ultime ore il Pisa. Sì. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Io ho fatto quei nomi, ma ovviamente sono poi tanti altri giovani che sono arrivati di contorno, quelli sono un po' il fiore all'occhiello. Poi Nino, dimmi. No, siccome stiamo parlando del Pisa e stiamo variando le squadre, no, non abbiamo parlato di una squadra che ha fatto veramente tanti innesti, l'Ascoli. Guarda, proprio nell'ultimo giorno, tra i tantissimi innesti che ha fatti, i vari cambiamenti, forse anche troppi anche a livello di panchina, società ha fatto si deve un po' stabilizzare un pochino la situazione, si devono tranquillizzare, trovare un equilibrio. Proprio tra gli ultimissimi colpi ha fatto Craglio dal Frosinone, ex Frosinone, giocatore proprio molto, molto importante. Di Pescara parlami tu, che ti dico io. Ti prego, ha già rotto i coglioni al mondo con 19 minuti su YouTube, ti prego. Vabbè, dai, parliamo, dimmi tu, dai, un difensore esperto come Sasa Bocchetti, maestro, Bellanova, non ha fatto benissimo magari Bellanova, però voglio dire, nella partita con la Regina, come dicevi prima, però voglio dire, Asensio, Antei, ha fatto un bel mercato il Pescara, ha ritrovato Oddo. Sì, siamo il centro medico della Serie B, noi questo siamo diventati, io faccio una battuta, la metto lì, però se prendiamo Bocchetti che non gioca da 4 anni, prendiamo Antei che viene dal crociato rotto, però ogni anno prendiamo le scommesse, questi sono tutti i giocatori da ricostruire. Adesso Non voglio fare l'avvocato del diavolo, però è stato un mercato difficile per tutti, basta vedere in Serie A. Basta guardare la Serie A o all'estero, sì, è un mercato difficile per tutti. Io sono d'accordissimo con te, però ti voglio dire, è possibile che le altre squadre fanno mercato e a Pescara si fa sempre un certo tipo di mercato da un paio d'anni a questa parte? Cioè, e va bene Antei, va bene Bocchetti, va bene che prendi giovani tipo Bellanova, va bene prendi Maestro, ma prendi tutti i prestiti. Questi sono prestiti, il prossimo anno il Pescara è punto e a capo, perché deve rifare un'altra volta il mercato con degli innesti, e quindi siamo sempre a parlare della stessa cosa. Se prendi poi giocatori come Valdifiori, dove tu vuoi costruire una squadra, ma lo stesso Valdifiori è un giocatore che sono 4 anni che fa panchina in Serie A, è un giocatore che deve riprendere ancora il suo ritmo, deve ricominci da capo. È vero che poi in Serie B puoi fare la differenza, però sono tutti giocatori che se ti riescono bene, delle incognite ci sono, capisco cosa sono delle incognite, però hanno puntato su questo tipo di mercato convinti di poter ristabilire determinati giocatori. Il Pescara ha fatto un ultimo colpo con Nzita, il terzino del Perugia, però lo hai pagato 750.000 euro, perché il presidente nostro ha detto che l'ha preso in prestito con obbligo di riscatto a 750.000 euro, e la perplessità dei tifosi del Pescara è questa, cioè spendere 750.000 euro per un terzino diciottenne quando hai delle priorità nella prima squadra.
Lì hanno fatto una scommessa, hanno creduto, hanno dimostrato di credere molto nel giocatore e hanno puntato con decisione su di lui. Guarda, io sono d'accordo, però speriamo che va tutto bene. Lo scorso anno al Pescara è andato tutto male, a partire dall'infortunio di Tuminello, Palmiero, è stata una male. Esatto, speriamo che quest'anno la sorte sia diversa. Io direi una cosa, visto che abbiamo gli ultimi minuti prima di lasciarti, perché sappiamo che è un impegno con Sky e quindi dobbiamo lasciarti, e la tua presenza qui non fa altro che allietarci. Ecco, direi, dici secondo te quali sono le squadre che secondo te potranno andare in Serie A, quelle che magari questo mi vuoi mettere in difficoltà, questo è difficile, dai, i pronostici non me ne fa fare pronostici, però ti posso dire, se guardiamo il mercato, ti dico che il Monza sicuramente è una delle squadre che è favorite, e il Lecce lotterà per la promozione anche. La Regina secondo me non è a livello del Monza, però è una squadra che darà fastidio. Nino, ci siamo scordati di una squadra di cui tu non hai parlato. Dimmi. E secondo me ha fatto un altro mercato importante. La Cremonese. La Cremonese ha fatto un mercato importante, sì, tra acquisto e cessione, sì, è vero, ha fatto un bel mercato. Ma la Cremonese viene da anni un po' particolari, perché ogni anno si muove bene sul mercato, poi però sembra sempre che manchi qualcosa tra allenatore, cambi di panchina, forse un po' troppo affrettati. Quindi anche in questo caso, come dicevamo prima, come nel caso dell'Ascoli, serve un minimo di equilibrio, un minimo di continuità. Della Cremonese, che sicuramente ha fatto delle operazioni importanti. Io prima ti ho nominato la Reggiana, ti parlo della Reggiana perché secondo me la Reggiana ha fatto un bel mercato pure. Ha preso, già dal ritorno di Cargbo ha fatto un bel mercato, l'eroe della promozione. Poi c'è un allenatore molto bravo che sa lavorare con i giovani. Ha preso Simone Muratore, ne parlano molto bene. L'Atalanta difficilmente sbaglia quando acquista dei giovani. L'Atalanta ormai l'abbiamo visto, no? Difficile che sbagli. Poi l'ha pagato anche cifre importanti dalla Juventus, molto importanti. Milioni. E poi ha preso l'ex Torino Ieti in difesa, voglio dire, la Reggiana è una bella squadra. Vicenza ha fatto di meno secondo me sul mercato, ha preso il promettente Yallov, sicuramente un giocatore che volevano in tante, anche la Regina. All'ultimo ha preso Longo ex Inter, come dicevi tu, anche un giocatore che deve nuovamente ritrovarsi. Ha preso il giovane dell'Atalanta, aiutami con l'uomo, da Riva dell'Atalanta, che se non sbaglio anche sortito in Champions League, non mi vorrei sbagliare, vado a memoria, ha preso questo bel giovane. Poi c'è Mimmo Di Carlo, lì Mimmo Di Carlo è una garanzia, la garanzia sul Vicenza è Mimmo Di Carlo, anche in quel caso è una società forte, che al giorno d'oggi, guarda, è meglio avere una società forte che piazzare un colpo di mercato. Va bene, Nino, guarda, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, è arrivato il momento di salutarti, anzi siamo anche andati un po' oltre, quindi ti ringraziamo veramente di cuore, Nino. Grazie a voi, speriamo di ormai lo abbiamo l'esclusiva di Nino per questa stagione. Con piacere. Buona continuazione. Buonasera a tutti. Grazie. Ragazzi, dopo questa bellissima carrellata di calciomercato, grazie a Nino Caracciolo di Sky, io direi di andarci a un po' allietare. Gianluca di Marzio.com per la precisione. Gianluca di Marzio. Se no Gianluca si offende, va bene. Giustamente Gianluca fa, come si dice, da garante, poi c'è Sky. Va bene, è arrivato il secondo momento della nostra musica su B-Planet, andiamo ad ascoltarci Wondershow di Mendes. E finalmente hai studiato, che dici bene i titoli. Speak my truth, or do I feel to how I feel? I wonder, nice to live inside a world that isn't black and white. I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong and never
my hands. I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side. Tell me that the world will end up alright. I wonder. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. Playtime Radio. Bentornati amici di Radio Playtime e ben ritrovati su B-Planet. Io sono Stene, adesso proseguiamo con la descrizione degli eventi che sono accaduti nella seconda giornata e parto io con la partita Ascoli-Lecce, terminata 0-2 per gli ospiti, grazie alle reti di Mancosu e Anderson. E come potete sentire, a differenza di Sandro, la mia pronuncia è completamente diversa dei marcatori. Lecce ha 4 punti, Ascoli invece resta fermo a 1. L'Ascoli esce dal campo con una sconfitta, insomma, meritata, in quanto la squadra di Bertotto, dopo lo svantaggio iniziale, appunto, non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio, così per dire, e per tornare in partita, e il Lecce ha portato a casa un risultato quindi importante, imponendosi per 2-0. E conquista 3 punti che permettono agli uomini di Colini di fare un passo avanti in classifica estremamente importante. E lo 0-0 è resistito fino al 55esimo minuto, poi è arrivata la rete di Mancosu. E l'Ascoli non è riuscito fondamentalmente a reagire, anzi ha subito il raddoppio di Henderson che ha chiuso i giochi di questo match. E bisogna essere onesti, i bianconeri del Picchio non hanno creato grandi pericoli alla porta di Gabriel, che è praticamente rimasto inoperoso, classico spettatore non pagante. Migliori in campo, sicuramente per l'Ascoli ha spiccato Chiricò, l'ex di turno. Per quanto burrascosi sono stati i trascorsi in Salento, questa partita probabilmente gli animava un qualcosa di importante dentro, lo infiammava. Conclusioni poi vere e proprie verso la porta di Gabriel portano la sua firma, e quindi per quel che concerne i padroni di casa direi di sottolineare appunto la prova dell'ex leccese, che comunque si ostina troppo in azioni personali, dovrebbe sinceramente imparare un pochino di più a dialogare con i compagni. Per quanto riguarda invece il Lecce, direi sicuramente il duo di marcatori Henderson-Mancosu, giocatori insomma estremamente decisivi, che comunque si sono mossi bene nel corso dei 90 minuti. Gara arbitrata da Riccardo Ross, con personalità, nulla da segnalare al VAR. A te Sandro per la seconda partita di questo blocco di descrizioni, a te. Grazie Stene. Allora, ora andiamo a vedere quello che è successo a Vicenza, con Vicenza-Pordenone, finita 1-1. Allora, la prima frazione io direi ci sono stati errori su entrambi i fronti, diciamo nel primo quarto d'ora, e poche emozioni. Ma quando al 17esimo del primo tempo avviene subito il tentativo per il Vicenza con Dalmonte, ma conclusione fuori. Nel recupero del primo tempo si fa vedere il Pordenone,
Dio sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma la palla finisce fuori. Quindi ad inizio ripresa il Vicenza torna a provarci con Dal Monte, però il Pordenone in questo frangente va in vantaggio. Al 9 del secondo tempo Falasco serve Dio, che si libera della guardia di Padella e spedisce la sfera dalla parte opposta, battendo Grammi. La reazione del Vicenza è stata veramente un fulmine, perché un minuto dopo Rigoni, da calcio di punizione, indirizza la sfera nella zona di Cappelletti, che con una rovesciata da posizione decentrata batte il portiere avversario 1-1. La partita finisce qui. A te, Sten. Eccoci qua. Allora, prima di parlare di Venezia-Frosinone, diamo un aggiornamento su Italia-Moldavia, e il primo tempo è terminato 5-0 a favore degli azzurri. Faccio un piccolo recap delle reti: ha segnato il 18esimo Cristante, il 23esimo Caputo ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra, quindi complimenti a Bomber Ciccio Caputo. Poi una doppietta del Redivivo, Stefano Sharawi e il Faraone, e poi a completare questo 5-0 della prima frazione un'autorete del moldavo Pojmak, penso insomma di averlo pronunciato abbastanza bene, anche se non ho l'accento toscano, e mi piace sputtere Sandro ogni tanto, anche prima, insomma il rincoglionimento avanza, quindi è meglio che vado avanti. Allora, Venezia Frosinone 0-2, reti di Novakovic e Sciminski. Venezia in classifica, che resta a 3 punti, agganciato proprio dai ciociari. Giornata senza punti per il Venezia, quindi, che chiude anche con una sconfitta che in tanti non pronosticavano dopo la bella prova nel derby. E la squadra di Zanetti, dopo essere andata sotto nel punteggio, non ha avuto la giusta reazione per riequilibrare la partita. E tutto era abbastanza, sembrava tutto abbastanza scontato, fino al 58esimo minuto, quando è arrivato il lampo di Novakovic, bissato poi successivamente dal raddoppio di Sciminski, che chiude ogni discorso per quel che concerne il match del Penzo. E c'è comunque da sottolineare il fatto che Francesco Bardi per il Frosinone è stato molto impegnato, perché addirittura è stato chiamato in causa 5 volte in maniera estremamente, insomma, decisiva. Difatti sottolineerei la prestazione appunto dell'estremo del Frosinone tra i migliori in campo. Quindi successivamente poi tra gli ospiti, oltre ai marcatori, si è estremamente distinto Beghetto, che gioca una partita positiva, e la ciliegina sulla torta sono l'aver iniziato l'azione che ha portato poi al calcio d'angolo per il gol di Novakovic, e quindi poi il raddoppio di Sciminski. Per il Venezia invece da sottolineare le prestazioni di Fiordilino, il migliore in campo, giganteggiava a metà campo, e dopo non ho neanche ben capito onestamente perché Zanetti lo abbia tolto, in quanto dopo lo svantaggio ha preferito privarsi appunto di uno dei suoi migliori centrocampisti per un cambio che secondo me non ha avuto il dovuto spessore, scusatemi il gioco di parole. E Malè non ha giocato assolutamente male. Complesso Buona, uno dei pochi giocatori che insomma si sono salvati nella sconfitta, diciamo, casalinga dei Lagunari. Gara arbitrata da Alberto Santoro di Messina, nulla da segnalare al VAR, una gara poi estremamente tranquilla, visto che c'è stato solamente un ammonito. Linea di nuovo a Pisa a Sandro per il suo secondo match di questo blocco. Grazie a te, Stene. E adesso andiamo ad analizzare la partita che secondo me ci sarebbe stato bisogno del VAR, come dici te, Stene. Comunque andiamola a vedere. Pisa-Cremonese 1-1, quindi parte bene Pisa, e quando al settimo minuto Vido insacca la prima rete, una bella rete, diciamo tiro teso di Vido, e niente da fare per il portiere al Cremonese. Un calcio piazzato al 41esimo, praticamente la Cremonese pareggia i conti con buon aiuto in sacca alle spalle di Perilli, una bellissima punizione devo dire, e tanti si è detto ma secondo me non ci avrebbe fatto niente neanche Gori, cioè insomma la punizione, veramente una bellissima punizione,
da parte di Buonaiuto. Beh, il primo tempo finisce qua. Ora andiamo a analizzare la ripresa. La ripresa, il Pisa parte bene, con le idee giuste e la mentalità giusta. Quindi praticamente gioca, tiene palla, ha il possesso del campo. Quando al 65esimo, almeno resta il dubbio, e non è cosa di poco conto, su che cosa abbia visto l'arbitro Gariglio di Pinerolo, quando al 65esimo della ripresa ha annullato il gol che avrebbe regalato al Pisa una vittoria più che meritata, soprattutto grazie a una ripartenza arrembante, nella quale gli azzurri hanno creato almeno 3 nitide palle gol, senza concedere agli avversari. Il Pisa, prestazione più che convincente dopo l'esordio di Reggio Emilia, benissimo Vido alla seconda rete stagionale e ottimo l'esordio di Mazzitelli. Sicuramente sarebbe stata un'azione da rivedere al VAR. Bene, grazie a te Antonio. No, veramente parlo io questa volta. Allora, Italia-Moldavia o Moldavia, che dir si voglia, che così avete finito di prendermi in giro, è sempre sul 5-0. Ricordo inoltre che anche in questo momento finalmente si sono risolti alcuni bug e quindi siamo in onda su YouTube. Chi vuole può contattarci con WhatsApp e mandare i suoi vocali al numero 3. Cosa vuol dire mandare i suoi vocali, che mi state facendo fare confusione? Si vuole, può mandare un vocale, ma state veramente facendo delle cose da birbantelli. O anche un messaggio. O anche un messaggino scritto, infatti. Ma perché dalla regia mi fanno dei gesti strani? Comunque, 392-2176-756, ed è bellissimo perché nonostante i disturbatori sono riuscito a dare il numero. E allora sapete che cosa vi dico, cari Cage e caro Sub089, che è ora della terza o quarta canzoncina, che dir si voglia. Spine Doctor 90 Style, Two Princes. Vantaggio Berglen esattamente al 44esimo, c'è la linea. Let me
capolavoro di Zoratto ed il Parma è in vantaggio. Ti chiedo scusa. Parma 1, Roma 0, marcatore Zoratto. A te Provenzali. Just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me baby, just go ahead now, and if you like to tell me later, just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead. Monti di Brescia, si è portato in vantaggio la formazione di casa, segnato giunta, Brescia 1, Cagliari 0, a te la linea. Playtime Radio. Ben ritrovati su B-Planet, il programma della serie B a 360 gradi. Siamo entrati benissimo in questa seconda giornata. Direi di continuare l'analisi delle partite. Stene, raccontaci le altre due partite del tuo blocco. Facci sapere cosa è accaduto in Cittadella Brescia e Entella Reggiana. Vai! Eccomi qua Antonio, vuoi che ti faccio l'introduzione? No, va bene, non la faccio. Allora, Cittadella Brescia 3-0, reti di D'Urso, Sciasù e Gargiulo. Cittadella che conquista seconda vittoria consecutiva e quindi va a 6 punti in classifica, mentre il Brescia mestamente con il suo punticino in fondo alla classifica vede la propria squadra innanzitutto giocare una gara bruttissima che costa la panchina a Gigi Del Neri, ma qui aprirò una parentesi successivamente. Comunque in questo match valevole per la seconda giornata, come dicevo, netta vittoria interna da parte degli uomini di Roberto Venturato che si sbarazzano senza problemi di un Brescia estremamente abulico. Però il gol arriva nel secondo tempo, i gol arrivano nel secondo tempo al 58esimo con D'Urso, poi successivamente fortunata la rete di Sciazù e poi in conclusione proprio della gara il 3-0 di Gargiulo. Se vogliamo essere precisi, questo sarebbe il terzo successo consecutivo da parte della squadra padovana, in quanto ci dobbiamo aggiungere anche l'affermazione in Coppa Italia contro il Novara. E Brescia assolutamente da rivedere, adesso poi con il cambio dell'allenatore che c'è stato appunto dall'ex giocatore dell'Udinese degli anni 80, ovvero Gigi De Neri, gli subentra Lopez, che è una sorta, come ha detto Nino, di pupillo per quel che concerne Cellino. E mi chiedono dalla regia se Sciazù è fratello di Shazam. Penso proprio di sì, sai. E comunque tra i migliori in campo merita una citazione il portiere Granata Maniero, che nel giorno in cui andava a sostituire Paleari, che è terminato al Genoa in questo frammento di calcio mercato, in queste giornate finali di calcio mercato, ha sfoggiato un paratone su Ragusa che vale la citazione. Quindi migliore in campo, oltre a Maniero, sicuramente per quel che riguarda il Cittadella, sottolineerei la prova di
Cancelor, che per 60 minuti era stato impeccabile, poi le prendeva tutte lui. Bello anche un disimpegno a metà campo degno di un fantasista del suo calibro, e roccioso e centrale, insomma, scusate, di un roccioso centrale, chiedo scusa, ma mi state facendo distrarre questa sera. Mentre per il Brescia segnalerei sicuramente Donnarumma, il centroavanti che non ha segnato, però oggettivamente è stato l'ultimo a mollare. E che cosa accadrà adesso con il cambio della panchina? Molto probabilmente ci sarà qualcosa che deve assolutamente invertire questa tendenza. Devo dirvi la verità, ero estremamente scettico sul fatto della scelta di Derneri, che arrivava da 3-4 anni di inattività. Probabilmente Cellino se n'è accorto un po' in ritardo che il suo allenatore era da un pochino che non sedeva ufficialmente su una panchina. Accadrà. Ci spostiamo in Liguria, andiamo a Chiavari, Entella Reggiana 0-2, reti di Mazzocchi e Varone. Reggiana che quindi con questa vittoria arriva a 4 punti, l'Entella invece a 1 punto in coabitazione poi tra l'altro col Brescia. E devo dirvi la verità, se devo trovare un aggettivo per questa gara è la classica partita fantoziana. Non so se ve lo ricordate la scenetta del film quando Fantozzi si guarda le partite, quindi frittatona di cipolle, peroni, gelata, rutto libero, perché è stata una partita stupenda, bellissima, divertentissima, diversi cambi di fronte. Devo dire la verità, Entella è estremamente sfortunato perché ha colto la bellezza di Tre Legni, però la squadra di Alvini ha risposto colpo su colpo. Ottimo il gol di Mazzocchi, che con un'inzuccata estremamente potente e precisa ha trafitto il portiere dell'Entella. Poi nel secondo tempo, come vi dicevo, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Sfortunatissima, ribadisco, la squadra di Tedino, che ha colto Tre Legni, e in quanto poi oltre a cogliere Tre Legni ha trovato di fronte anche un Michele Cerofolini, che è portiere della Reggiana, e impegnato per ben 4 volte in maniera estremamente concreta. Comunque il 2-0 è giunto all'88esimo quando Varone è riuscito a trasformare un calcio di rigore procurato da Carbot. Carbot che nuovo innesto per quel che concerne la Reggiana, un acquisto fortemente voluto dalla società Granata, perché mi state facendo ridere su Carbot. Lo voleva la Reggiana, ragazzi, perché l'anno scorso è stato decisivo, poi quest'anno è tornato a Crotone e quindi poi ha fatto uno sforzo la società di Reggio Emilia e ha portato nuovamente a casa il suo Colored, che è stato decisivo. È entrato, ha preso un palo e poi anche ha guadagnato il calcio di rigore trasformato dal suo compagno. Tra l'altro, prima di concludere il discorso, per quel che concerne la Reggiana, vi dico i migliori in campo e dopo un piccolo aneddoto attorno legato a Carbot, insomma. Allora, i migliori in campo per l'Entella sicuramente Brunori, che Sandro conosce bene, nulla da rimproverare davvero, se non segna è solo perché ha trovato davanti un grandissimo Michele Cerofolini. Io lo conosco bene a Brunori, ma Sandro lo conosce meglio, Antonio, stai zitto. Ah, vabbè. Bene, e Crimi invece 6,5, uno dei pochi a non arrendersi mai, disputa un'ottima gara, risultando davvero positivo all'interno, insomma, di un pomeriggio che ovviamente l'Entella deve dimenticare per il risultato acquisito. Dall'altra parte, come vi dicevo, Cerofolini, poi nominerei sicuramente Zamparo, gli manca solo il gol, ma si batte come un leone e si è visto. Lo ha sostituito Carbot, che ha guadagnato il calcio di rigore, ha preso un palo, quindi felicissima la Reggiana di ritrovare il suo centroavanti per eccellenza, e un bel 7,5 da parte di Stene a Mazzocchi, perché lo stacco di testa dell'1-0 è da completo. Giovane, può diventare la sorpresa di questa Serie B, perché oggettivamente ha disputato un partitone da veterano, ripeto, nonostante sia un giocatore estremamente giovane. E la gara è stata arbitrata da Daniel Amabile di Valdagno, ottima prestazione anche della giacchetta nera o gialla, adesso non mi ricordo come era vestito, però perfetta la sua interpretazione del fallo di Poli su Carbot, che ha decretato poi il calcio di rigore per la Reggia. Attorno al Carbot c'è questo episodio legato alla partita di Coppa Italia.
stavo aspettando il verdetto da parte del giudice sportivo, che ancora non è giunto, quindi molto probabilmente avverrà domani. Reggiana Monopoli non è stata omologata proprio per la posizione sospetta di Carbò, che sembra avesse in essere una squalifica combinata in Coppa Italia quando lui giocava nel Roccocella di Reggio Calabria, e quindi il Monopoli ha fatto ricorso, e siccome il regolamento dice che la squalifica deve essere scontata all'interno della manifestazione, praticamente se sei stato squalificato in Coppa Italia devi star fermo il turno successivo di Coppa Italia indipendentemente dal campionato di appartenenza, probabilmente devono aver fatto confusione, perché pensando che Roccella era in Serie D e la Reggiana invece fra i professionisti, non ci fosse questa squalifica da parte di Carbò pendente. Staremo a vedere che cosa accadrà. Adesso non so a chi dare la linea, chi vuole se la prende. No, Stene, in tutto ciò, in questo discorso, l'Olanda sta perdendo con il Messico 1-0. La butto lì. Invece l'Italia sta vincendo 5-0 con la Moldavia, o Moldavia, che dir si voglia. E quindi a me cosa me ne frega dell'Olanda che perde col Messico? No, così mi è arrivata la notizia. Ah, va bene, detto, ok. Giusto che stiamo parlando di calcio. Gli occhiali di Sandro sono azzurri, così la diciamo. Sono azzurri come il Brescia, sono azzurri come il Brescia. Io direi di andare a spendere due parole su questo esonero di Del Neri, ragazzi, su questo esonero di Del Neri. Sulla seconda partita è stato richiamato, a quanto pare, Lopez a Brescia. Cellino non si smentisce mai, anche lo scorso anno ci fu un esonero dopo qualche giornata dall'inizio del campionato di Suazo, e fu avvicinato con Corini. Ecco, volevo informare tutti i nostri radioascoltatori che da questo momento ci possono guardare anche su YouTube, sul canale YouTube di Radio Playtime. Sono stato informato dalla regia che siamo on air anche su YouTube, quindi chi ci vuole vedere oltre che sentire può andare a sintonizzarsi sul canale YouTube di Radio Playtime. Caro Antonio, l'anno scorso poi Cellino ne ha combinata di ogni, perché allora è partito con Corini, poi ha chiamato Grosso, poi ha richiamato Corini, poi alla fine ha messo di nuovo in panchina Lopez. Io mi stavo riferendo a due anni fa in Serie B. Io ti sto dicendo, sei partito due anni fa in Serie B, pensati l'anno scorso che ha fatto Corini, Grosso, Corini, Lopez, poi ha chiamato Del Neri nonostante avesse Lopez già in contratto, sotto contratto, ha mandato via Del Neri dopo due giornate, che ripeto, assurdo prendere un allenatore che per 4 anni non ha allenato, per poi richiamare un tuo dipendente, visto che appunto è sottolineato il fatto che Lopez abbia ancora un biennale in essere. Ma io già so quale sarà il prossimo allenatore del Brescia al posto di Lopez. Grosso. No, Sandro. Ah, va bene. Mi hai spiazzato, e quindi questa è una primizia che diamo a tutti gli ascoltatori di Radio Playtime qui sulla trasmissione Big Planet. Sandro, 1909, solo Pisa, sì. Nuovo allenatore del Brescia. Certo. Sandro, dici la tua su questa situazione al Brescia, su questo cambio di allenatore, dici cosa pensi, dai. Ma guarda, sinceramente io avrei aspettato, ecco, nel senso, cioè, voglio dire, a me mi ha preso, forse magari per voi va bene così, ma io avrei aspettato, insomma, ecco, almeno insomma avrei aspettato un'altra partita, insomma, per vedere un attimo, insomma, l'allenatore ora un paio di giornate, va, voglio dire, sì, può andare male, però può essere anche un discorso di magari la squadra un attimo può avere dei problemi, ci possono essere dei problemi magari di amalga, ma ci possono essere tanti vari problemi, cioè, nel senso, voglio dire, alla seconda giornata estromettere subito un allenatore così, per l'amor di Dio, avranno avuto le loro, cioè, diciamo, le loro risultanze, insomma, alla fine poi uno dice vabbè, no, è così, perché magari noi poi i problemi societari, però, non li conosciamo. Perdonami Sandro, però, ma non ti sembra azzardato per una piazza come Brescia andare a chiamare un tecnico che, per quanto abbia fatto bene nella sua carriera o discretamente bene, era 4 anni che non allenava? Sì, no, quello siamo perfettamente. Allora abbi pazienza, ci devi pensare anche prima, cioè, voglio appunto, dire, appunto. Cioè, nel senso, pensaci prima, perché, cioè, voglio dire, parti con Del Neri, che poi tra l'altro, cioè, voglio dire, ha iniziato un percorso e lo interrompi dopo due partite, cioè, a mio avviso non ha senso.
cioè, almeno 3-4 partite. Allora sì, hai la quadra, hai la situazione, bene, bene sotto mano. Ma dopo, cioè, parti, fai una preparazione, dopodiché cosa fai? Mandi via. No, voglio dire, mi sembra una cosa un po' azzardata, ecco. Poi, forse tra l'altro è ancora sotto contratto Del Neri col Brescia, quindi è l'ennesimo tecnico che, esatto, tu hai in busta paga. Esatto. Vabbè, ragazzi, come al solito Cellino ne combina di tutti i colori. Anche visto... tu ne combini fuori onda. Vabbè, caro Antonio. Combino fuori onda i miei colori, va bene. Ragazzi, è arrivato il momento di andarci a sentire Gollet It Out degli Oasis, andiamo a alleviarci con la nostra musica su Radio Playtime. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out. Dal Ferraris di Genova, Sampdoria in vantaggio, il punto lo ha siglato Jugovic su assistenza perfetta di Roberto Mancini. Sampdoria 1, Genoa 0, a te la linea. Destiny, where the builders of that destiny.
Playtime Radio. Bentornati su B-Planet, il programma della serie B a 360 gradi. Signori, radioascoltatori, abbiamo parlato delle giornate di serie B, abbiamo parlato di calciomercato insieme a Nino Caracciolo, che è stato nostro illustre ospite della serata. Siamo arrivati al momento del nostro secondo ospite. Abbiamo in diretta, e poi andremo a spiegare il perché, dalla Toscana, da Poggi Bonzi, il nostro Marco Loia, amministratore della pagina Facebook Spazio Pescara e del sito Spazio Pescara. Marco, buonasera, ci sei? Sei con noi? Ci sono, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Marco. Ciao. Buonasera, buonasera, ben arrivato. Abbiamo parlato di calciomercato, ho visto che te hai seguito moltissimo il mercato del Pescara, sei stato super aggiornato giorno dopo giorno, dalla mattina fino alla sera, hai seguito di tutto e di più, delle trattative, i giocatori sfumati, ai giocatori arrivati. Ecco, dici innanzitutto, ecco, spiega il perché. Tu che sei un ragazzo toscano, ami il Pescara, segui il Pescara, ti sei in pratica specializzato nel biancazzurro, raccontaci il tuo amore per il Pescara, come è nato, e poi raccontaci questo mercato biancazzurro secondo le tue parole. Allora, il mio amore per il Pescara è nato dal finale playoff di Verona, vedi la partita di Serie C sull'iSport, mi innamorai della tifoseria, poi facevo le stesse inquadrature dall'alto, facevo vedere Pescara per intero e mi incuriosì, andavo a vedere la città, piano piano mi innamorai anche della città. Ora, quando posso ogni anno torno giù e non so nel trasferirmi a Pescara. So che è difficile perché non c'è lavoro, comunque nella vita mai dire mai. Per quanto riguarda il mercato, vai tranquillo. Per quanto riguarda il mercato, è stato un mercato nel quale ci siamo mossi tardi e poi alla fine l'abbiamo un po' preso in tasca. E aspettare 3 settimane prima di iniziare a fare il mercato ci ha penalizzato. Ora si aspetterà più che altro gennaio per l'attaccante difensore centrale e Oddo dovrà fare il lavoro più grosso praticamente, perché ora la palla passa a lui e dovrà lavorare sui giocatori che ha. Ma noi abbiamo già spiegato comunque che il mercato del Pescara è stato un mercato partito con l'acceleratore, dove sono arrivati tanti giovani, alcuni giocatori importanti tipo Maestro, centrocampo, Valdifiori, abbiamo avuto l'arrivo di Jarosinski a sinistra. Ecco, tu come giudichi la decisione di andare a prendere dei giocatori fondamentali che mister Oddo aveva richiesto? Cioè, tu che hai seguito il mercato sai benissimo che ci sono stati tanti giocatori contattati e poi alla fine che non sono arrivati. Come spieghi questo agire da parte del Pescara? Perché secondo te ogni anno poi va a finire sempre nello stesso modo? Il problema del Pescara a tanti anni è il tetto ingaggi, perché si vuole prendere giocatori di alta categoria, però poi costa tanto l'ingaggio, 500.000 euro sono troppi, si vogliono sempre giocatori con ingaggio basso e allora i giocatori ovviamente cercano altre piazze, giustamente anche per loro è così. Poi cioè, abbiamo preso giocatori che non vanno nemmeno bene oggi, tipo gli Arosischi, la rosa è anche troppo ampia e andava un po' sfoltita, tipo i trequartisti ce ne sono 6, terzini ce ne sono 6, cioè, però a gennaio vadono un po' via. Secondo te quali erano questi giocatori che dovevano magari essere mandati via a fare esperienza in Serie C oppure in qualche altra squadra di Serie B? Quali sono gli esuberi, quelli che sono rimasti a Pescara? Uno su tutti è Rizzardi, poi Checco doveva andare via.
Poi sono stati presi tanti giocatori da Benevento e sinceramente non servivano, tipo Vojic e Antei, poi Antei per anche infortuni grossi, sinceramente non, cioè, ne potevi fare anche a meno. Ok. Marco, scusami se ti interrompo, sono Stene. Ci fanno una domanda qui direttamente da YouTube e ci chiedono: ma la passione è nata senza alcun legame diretto con la città di Pescara? Sì, poi quella è venuta dopo. Anche le persone a Pescara mi hanno colpito perché sono diverse da qui. Sono più alla mano, ti fanno sentire a casa. Qui invece sono un po' più sulle sue, un po' scorbutici, diciamo, ecco. Certo che fa un che sentire una persona col tuo accento che parla del Pescara. È come, passami il paragone, quando trovi il senegalese in spiaggia che parla in dialetto veneto, è fantastico tutto questo. Infatti tanti mi chiedono: ma come fai a ti fare a Pescara? È difficile anche spiegarlo, capito? No, ma sei un qualcosa di bello e nello stesso tempo di unico, quindi la bellezza dell'unicità, dai, mettiamola ma così. Stene, non so che cazzo ho detto, ma va bene lo stesso. Stene, la cosa bella di Marco, di questo ragazzo, è il fatto che lui condivide questa sua passione per il Pescara online. Tu devi sapere che lui ha un sito, spaziopescara.it, e ha la pagina su Facebook, Spazio Pescara, dove lui... Ma che classe è Marco? Scusami, Antonio. Mi pare 90 o 92, è giovane. 90. Ecco, ti voglio dire, lui ha seguito tutto il mercato del Pescara dalla mattina alle 8 fino alla sera, a mezzanotte. Lì, è miliardario allora? Guarda, ad aggiornare la pagina Facebook come fa lui con le sue copertine, con le sue notizie. Guarda, è un qualcosa di veramente bello, è da ammirare. Io no, ma ragazzo... veramente, perché cioè, se è un 90, quindi ha 30 anni, giusto? E la gente probabilmente non capisce che cosa c'è dietro alla passione di questi siti, perché adesso tu hai detto una cosa che io l'ho buttata così un attimo in vacca dicendo è miliardario, quindi sta tutto il giorno davanti a internet, ma non è vero. Perché magari, hai capito, uno per dire sta lavorando, poi quel mezzo secondo che ha di tempo per andarsi a fumare la sigaretta e andare in bagno, aggiorna il sito con lo smartphone, quindi bravo Marco. Grazie. non è facile, il mio telefono tra poco mi manda a quel paese perché lo sto fulminando da quante notizie sto dando, insomma. Meno male ora sono un po' calmata la cosa. No, intanto mi fanno complimenti, mi fa piacere, cerco di fare il possibile da qua giù e non è semplicissimo, ecco. Vabbè, no, ma guarda, ribadisco, sei da ammirare, hai una passione genuina e spero che oltre ai Pescara hai quella che finisce per no e quindi l'importante è comunque offrire alle persone un prodotto comunque genuino ma nello stesso tempo professionale. Penso che adesso sto curiosando sul tuo sito, ti devo fare estremamente complimenti e invito tutti i nostri ascoltatori e gli amici a visitare la pagina di Marco, perché veramente al di là della fede calcistica imparate un attimino come si fa notizia, perché fai un baffo a certe altre realtà, credimi. Ma Marco, io volevo fare domanda a Marco, chiedere se ha qualche rimpianto a Pescara, se qualche acquisto sfumato. Quello che mi è rimasto più nel cuore è stato Pucciarelli. Mesi che gli scrivo e mesi che mi scrive le stesse cose, voleva tornare a tutti i costi. Poi lui mi è sempre piaciuto come giocatore, già da quando giocava nell'Empoli. A Pescara è l'unico, uno dei pochi che faceva la differenza, purtroppo è sfumato proprio all'ultimo, mi è dispiaciuto un casino.
Infatti anche lui è sempre incazzato per questa cosa. Io penso Pucciarelli può fare bene in attacco a Pescara insieme a Gallano e Asensio se torna qua. A proposito di 4-3-3, ragazzi, Zeman, Italia 6, Moldavia 0, ha segnato Berardi. Olè. È il primo gol di Berardi in Italia, per non lo so. Tu dici in nazionale, forse sì, forse no, non lo so, che ne so, piripi, che ne so, si farà, non si sa. Andiamo a vedere mentre va bene, caro allora, Antonio, ci intrattieni. Sì, Marco, allora io ti vorrei fare un'ultima domanda, perché oramai tanto abbiamo parlato in lungo e in largo del mercato del Pescara e delle sensazioni dei suoi tifosi. Ti vorrei chiedere, visto il mercato che c'è stato, visto adesso Oddo che avrà tanto da lavorare per far sì che questa squadra incominci a girare come deve girare, secondo te, a lungo andare, quest'anno quale sarà il campionato del Pescara? Come lo intravedi questo campionato del Pescara? Sarà un campionato difficile, si dovrà lottare per la salvezza perché c'è degli squadroni che non ci può competere. Poi sa, le sorprese ci sono sempre, però sulla carta si lotterà per la salvezza. Per oddio, fortuna abbiamo Marco, il calendario. Marco, ti prego, sulla carta no. Sulla carta no. No, non nominiamo carte, kebab e comunque per favore, e comunque questo è il primo gol di Domenico Berardi in nazionale. Hai visto che sono stato bravo, Sten? Sei stato bravissimo, però basta, limitiamoci veramente alle cose essenziali. Ecco, limitiamoci con le carte perché... No, limitiamoci con le cose essenziali, grazie. Sandro, vuoi fare qualche domanda a Marco? Hai qualcosa da chiedere a Marco? No, che cosa guarda, ne pensa Marco, del Pisa? No, quello dopo. No, ero qua che stavo guardando le, diciamo così, gli interventi su YouTube, no? Di chi ci sta seguendo. E Crivesse, che tra l'altro conosco bene, dice, sì, secondo me Pucciarelli deve tornare da voi. Ormai purtroppo le vie tra Pucciarelli e il Chievo sono divise. Giusto che torni al Pescara. Ecco, era giusto per sapere cosa ne pensavi di questa domanda, interpretazione, ecco, chiamiamola così. Ma a gennaio potrebbe riaprirsi la cosa, anche perché è chiuso da Ciciletti, quindi non giocherà titolare. E infatti... So che lui lo vuole, io continuerò a scrivere di tornare perché lo rivolgo qui e poi vediamo se ci sarà la possibilità. Va bene, grazie. Benissimo, grazie Marco del tuo intervento e mi raccomando, insomma, continua nella tua opera legata ovviamente al Pescara from Toscana. e niente, complimenti ancora, ti aspettiamo nuovamente qui su Radio Playtime. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao, Marco. Bene ragazzi, direi che in questo momento mi sento molto DJ e provo a lanciare la canzone numero 5, che è quella dei Mood feat. Yann Dior, penso di averla detta giusta e se non l'ho detta giusta ve l'ascoltate lo stesso. Vai regia. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Why you always in the mood?
Playtime Radio. Bentornati su B-Planet, l'unico programma che vi parla della serie B online e sulla radio. Ragazzi, allora abbiamo lasciato il nostro intervento su sul Pescara da parte di Marco e è ora di continuare e di andare a parlare delle ultime due partite che ci mancano per analizzare la seconda giornata della B disputata lo scorso fine settimana. Allora, io andrei a parlare di Empoli-Monza, ve la racconto subito, sarò sintetico e breve. Allora, Empoli-Monza finita 0-0, il secondo pareggio per quanto riguarda il Monza che sale a 2 punti ed è anche il secondo pareggio per quanto riguarda l'Empoli. Nei primi 10 minuti l'Empoli ha spinto, ha cercato il gol, c'è stato un tiro di Bandinelli che è finito fuori, poi la partita è stata tutta di marca bianco-rossa, ovvero del Monza che ha cercato in tutti i modi di vincerla, ma dall'altra parte ha trovato in pratica un Brignoli insuperabile che secondo me è stato il migliore della partita. Gittier è stato croce e delizia per quanto riguarda l'attacco del Monza, è stato il più pericoloso, si è fatto parare un bellissimo colpo di testa da Brignoli, è stato pericoloso con un altro tiro su un cross dalla sinistra, tiro finito fuori, e poi c'è stato un altro intervento di Brignoli su una spettacolare semi rovesciata di Dani Mota su cross di Macinni che lo aveva imbeccato bene sul lato opposto. Il secondo tempo è stato ancora di marca del Monza con Frattesi che tenta il tiro da fuori con Brignoli pronto alla parata, poi c'è stata una rovesciata dai 3 metri dalla linea di porta di Barilla con Brignoli che è riuscito un'altra volta immediatamente a parare il tiro. L'Empoli ha risposto con un tiro da lontano di Terzic finito fuori e la partita alla fine è finita così 0-0, diciamo forse un po' di scontento da parte del Monza perché ai punti forse meritava di più. È un Empoli che comunque ha mostrato le sue qualità, ovvero quello di una squadra che anche se soffrendo è riuscita a portare un punto prezioso contro secondo me una squadra che si rivelerà una corazzata quest'anno il Monza, perché sono sicuro che a lungo andare poi le qualità di questa squadra di Brocchi usciranno e già si incominciano a intravedere anche delle bellissime trame di gioco, quindi direi migliore in campo Brignoli che ha permesso alla sua squadra di portare a casa un punto contro un Monza nettamente superiore per quanto riguarda le qualità tecniche. Sandro, linea a te per la tua partita. Sì, allora l'ultima partita che andiamo a analizzare è Chievo-Salernitana, finita 2-1 per la Salernitana, grazie ai gol di Tutino e Djuric che ribaltano l'iniziale vantaggio di Mogos. Partita controllata per lunghi tratti da padroni di casa, che però non concretizzano e subiscono il cinismo degli ospiti, bravi a difendersi con ordine e a fermare al momento giusto. Ecco, quindi abbiamo visto, diciamo così, in sintesi quella che è poi stata poi la partita. Ecco, diciamo che il Chievo è partito bene con Mogos, mi è piaciuto l'inizio del Chievo. E ecco, anche Fabbro visto, era insomma parte bene, è cresciuto insomma rispetto a quando, secondo me, a quando giocava con il Pisa, però poi insomma in definitiva ha avuto un calo diciamo così, poi soprattutto nel secondo tempo, e insomma la Salernitana è cresciuta e niente, ha segnato le 2 reti di Tutino e Djuric. Una bella Salernitana comunque ho visto. E questi sono i primi 3 punti per la Salernitana, sembrerebbe questa squadra veramente che abbia ingranato. E che dire, nel prossimo turno affronterà il Pisa e dopo la sosta. Ecco fatto, io sono stato breve, chiaro e conciso. Vai Antonio. Bravo, bravissimo Sandro, così ti vogliamo, bello tutto, devi essere sprint, capito? Come direbbe Celentano, Sandro è un ciclista coi controcazzi, attenzione, quindi deve sprintare. Comunque ne approfitto per rispondere
alla domanda di un nostro ascoltatore, Gabriele Pasquinotti, che ci scrive: buonasera a voi. A parte il discorso degli arbitraggi e della mancanza del VAR usciti alla luce di Pisa Cremonese e Chievo Salernitana, quindi caro Sandro la pensa come te, si ha l'ufficialità su Diego Lopez, allenatore del Brescia? Ed è verosimile l'interessamento per l'acquisto della Salernitana e di alcuni investitori, sottointeso che Lotito abbia intenzione di metterla in vendita? Beh, allora, l'ufficialità su Diego Lopez si ha, perché è uscito un comunicato da parte della società del Brescia Calcio, e in più anche il tutto, se non erro, c'è stato confermato proprio da Nino Caracciolo. Per quanto concerne il discorso della Salernitana, è un argomento estremamente delicato, caro Gabriele. Se esistono degli investitori che abbiano l'interesse a rilevare la Salernitana, deve essere comunque gente col portafoglio, indubbiamente, e che, diciamo, soddisfi a pieno le richieste di un Lotito che fondamentalmente non mi pare di dichiarare il falso o di scoprire l'acqua calda. Sono anni che, insomma, usa la Salernitana come, diciamo, refugium peccatorum della Lazio e viceversa, insomma. Però magari, ecco, questo tipo di soluzione potrebbe essere anche una cosa ben gradita alla tifoseria salernitana, ma nel momento in cui l'acquirente, ripeto, è un personaggio col portafoglio, insomma, e soprattutto bisogna soddisfare Lotito, che sappiamo non vende per le briciole di pane le proprie società, le proprie proprietà. E non solo, io direi anche i propri giocatori. Come proprietà intendo la Salernitana a 360 gradi, chiaro, certo, ovvio, certo. Materiale umano e materiale non umano, insomma. Capito, perfetto. Vabbè, abbiamo risposto, abbiamo esaudito la risposta per quanto riguarda la domanda del nostro utente, speriamo di sì. Direi di andare a vedere un po' cosa è successo in Italia, Moldova, non Moldavia, Moldova. Ah sì, no, ma sapete che io ho la mia dislessia croccante e tiepida e me la tengo, non mi vergogno di dire che ce l'ho, anche perché siamo in tanti ad avercela. Beh, terminata 6-0, abbiamo sfiorato più volte il 7-0, ma c'è poco da aggiungere, Antonio. Guarda un attimo. Dimmi. Andiamo a dire prima ai nostri ascoltatori la formazione dell'Italia che questa sera ha giocato contro la Moldova. L'Italia si è schierata con un 4-3-3, Sirigu in porta, Lazzari, Mancini della Roma, Acerbi e Biraghi in difesa, a centrocampo Cristante, perno centrale del centrocampo, con Locatelli e Bonaventura a fare da mezzali, Berardi e Caputo insieme al Sharawi tridente d'attacco. Ecco, come già il nostro Stene vi ha raccontato, hanno segnato per l'Italia al 18° Cristante, poi c'è stato il raddoppio di Caputo, altri due gol al 30° e al 46° di El Shaarawy, al 37° c'è stato il momentaneo 4-0 di Posmak della Moldova, e poi nel secondo tempo il primo gol di Berardi con l'Italia al 27° del secondo tempo. Nota da ricordare, è importante, qui siamo alla 17esima gara utile, risultato utile di Mancini sulla panchina dell'Italia, e oggi, questa sera, c'è da festeggiare l'esordio in nazionale di Caputo con gol, e il primo gol anche di Berardi. Che cosa stavi dicendo, Stene, a riguardo della partita? Hai detto tutto praticamente tu. Penso che le note più interessanti siano appunto le prime marcature con la maglia azzurra di Ciccio Caputo, che veramente è il prototipo della favola che ogni calciatore penso voglia vivere, partito veramente dalla gavetta che più gavetta non si può, addirittura, capito, ad arrivare al 2020, quindi a 33 anni se non sbaglio, Caputo, a timbrare per la prima volta il suo primo gol in nazionale, penso che sia un qualcosa di meraviglioso. Ma Domenico Berardi poi, insomma, ecco, va un po' a condire il tutto.
Guarda, aveva fatto anche in nazionale un po' tardi. Lui è da un bel po' di anni che in Serie A. Però è stato tanto infortunato, eh? Sì, attenzione. Sì, sì. È stato estremamente limitato dagli infortuni, è bravo a riprendersi, perché un altro della sua generazione adesso è sparito. E mi sto riferendo a Pepito Rossi. Gli infortuni pesano, sai, Antonio. Quindi... Non sono stati gli stessi infortuni, però. Pepito Rossi si è rotto 3-4 volte il crociato. Insomma, due volte il ginocchio Berardi. Quindi, insomma, per quanto poco, diciamo che. Ok, gravità più, gravità meno, però insomma l'arto era sempre quello interessato, il punto nevralgico. Quello che volevo dire io comunque, che al di là di Berardi, direi che questa convocazione di Caputo secondo me è sacrosanta e meritata, e anzi ti dirò di più, che secondo me il ragazzo merita proprio la convocazione poi per i prossimi europei che si disputeranno a fine anno, perché Caputo, se andiamo a vedere gli ultimi 4-5 anni, è l'attaccissimo con te, Antonio, anche perché se non convochi Caputo, chi convochi? In tutte le squadre ci sono solo stranieri. Cioè, il nostro calcio, hai capito, deve vivere di Ciccio Caputo, dei Domenico Berardi, dei Mario Balotelli, se si svegliasse un po' fuori, perché comunque potrebbe stare tranquillamente in nazionale Balotelli per altri 3-4 anni. Purtroppo Ciro Immobile, ci manca Immobile, Ciro Immobile, Veloce, Chiesa, Insigne, hai capito? Questi abbiamo, perché poi fondamentalmente... Ok, fa figo avere lo straniero in squadra, poi dopo lamentiamoci se in nazionale, capito, non abbiamo l'abbondanza che c'era una volta. Adesso io mi vengono le lacrime a pensare a Luca Toni, Francesco Totti, Del Piero, e chi più ne ha più ne metta, insomma, dai. Zaghi, Montella, Chiesa, quanti te ne ricordi? Ce ne sono. Comincio alle 22:46 e mi dovete sfumare. ma questo è un discorso che riguarda anche i difensori. L'Italia da un po' di tempo ha perso un po' di smalto, direi, per quanto riguarda i giocatori che escono dai vivai e poi arrivano in nazionale. Ma da un po' di tempo, Antonio, è dagli anni 80, cioè da quando ci sono state le aperture alle frontiere, e poi la legge Bosman ha permesso 300.000 stranieri in mezzo addirittura c'era una volta la regola che non permetteva alle squadre di Serie B di avere stranieri, se non quelli potevano restare nelle rose di Serie B quelli che facevano parte delle squadre retrocesse, ok? E tutto questo movimento era di giovamento per i nostri settori giovanili. Adesso abbiamo, ma non è un discorso, hai capito, politico quello che sto facendo, è più un discorso di ragionamento. Siamo privi di risorse italiane, che quindi, hai capito, ci svuotano i vivai, ecco, tutto là. Vabbè, però ragazzi, siamo comunque in una gestione positiva, abbiamo messo da parte la gestione di Ventura, siamo passati a Mancini, stiamo da 17 partite con risultati positivi, è una cosa che non capitava da tanto tempo, quindi direi che le cose stanno andando per il meglio, non possiamo far altro che vedere le cose in maniera positiva, e qui io voglio andare quindi a lanciare la nostra penultima canzone di questo programma, una bella canzone anni 90, Life is a Flower degli Ace of Base. We live in a free world. Generous your host. He's keeping
keeping you inside and hides you from the world. No gotcha in the right can help you from today. Live in a free world. I whistle down. Interviene di Camontigione di casa, segnato giunta, Brescia 1, Cagliari 0, a te la linea. Interviene di Camontigione. Capolavoro di Zoratto ed il Parma è in vantaggio, ti chiedo scusa. Parma 1, Roma 0, marcatore Zoratto, a te Provenzali. Playtime Radio. Bentornati qui su B-Planet, il programma della serie B. Siamo in battuta finale, questa sera abbiamo parlato di calciomercato, abbiamo visto le partite che si sono svolte, disputate nella seconda giornata della serie B. Direi che è arrivato il momento di andare a dire le nostre preferenze, le nostre impressioni, ovvero quello che secondo noi sono stati i colpi di mercato più importanti per quanto riguarda questa sessione di calciomercato, segnata purtroppo, ahimè, dal Covid. Come sapete, è stata una sessione partita più tardi, finita ancora più tardi, già campionato inoltrato. Ci sono stati, diciamo, pochi movimenti, solo alcune squadre hanno operato sul mercato in modo massiccio e importante, quindi direi di andare a dire le nostre su quello che è accaduto. Stene e Sandro, vai, parola a voi, diteci cosa pensate di questo mercato. Prima di cominciare, leggo una domanda che ci è arrivata sul canale YouTube da parte di Paolo, che chiede se Belotti, la L del Veneto, Belotti è sopravvalutato. Oddio, rispondo io, risponde Sandro. Vai, chi vuole? Vai, Antonio, vai. Ma guarda, secondo me Belotti è un attaccante importante, uno dei prospetti più forti che abbiamo nel campionato italiano. Sicuramente in questi ultimi due anni forse ha fatto meno di ciò che ci si poteva aspettare, perché ricordo tre anni fa che fu, mi pare, capocannoniere con il Torino, se non erro, oppure se non fu capocannoniere lì vicino, non ricordo esattamente. Direi che secondo me è un giocatore che ha subito anche qualche infortunio, leggero infortunio negli ultimi anni, che lo hanno un po' frenato. Secondo me, messo in una squadra che gioca, diciamo, per sé, per lui, secondo me Belotti è un giocatore importante. Probabilmente è stato un po' penalizzato dal gioco di Mazzarri, che
secondo me il Torino non è che avesse tutta questa amore di gioco per mettere poi in condizione il proprio attaccante di segnare. Ecco, quest'anno forse con Giampaolo vedremo un Belotti che tornerà un po' più al centro del progetto, e quindi secondo me Belotti non è sopravvalutato, ma è uno degli attaccanti più forti in circolazione nel campionato italiano, insieme a Immobile, ecco, insieme a Caputo. Io parlo di giocatori italiani, se poi senza certo, mettere certo, gli stranieri. Certo. Questo è il mio pensiero. Tra l'altro, Antonio, se puoi andare a ricercare nei tuoi appunti i pronostici della scorsa settimana, perché devi fare il resoconto. Ovviamente stasera non li facciamo perché c'è la sosta. Settimana prossima fai il resoconto. Ok, perfetto. Ce li ho qui, guarda, sono qui con me. Pronti. Bene, va bene, va bene. Allora, no, dai, velocissimo. Colpo di mercato per me l'ho fatto la Reggiana. Riprendendosi Carbò, un giocatore che ha scoperto praticamente mister Massimiliano Avvini, lo ha forgiato, lo ha fatto esplodere. E, ovviamente, quando poi un calciatore si riesce a esprimere a quei livelli in un determinato ambiente, dal mio punto di vista è anche, come posso dire, quasi un noi diciamo in Veneto una mai grazia toglierlo da quel contesto. E il fatto che comunque, nonostante ci fossero sirene inglesi nei confronti del ragazzo della Sierra Leone, e che comunque il Crotone stranamente non abbia voluto credere a un profilo che è stato estremamente determinante per la promozione della Reggia in Serie B, e a questo punto qui io dico complimenti alla Reggiana che se l'è riportato a casa, è stato decisivo in Coppa Italia, indipendentemente da come andrà per il discorso del giudice sportivo, ed è stato estremamente determinante nella prima gara con l'Entella, conquistandosi il calcio di rigore. Oggettivamente poi ti dico, ci sono tanti pezzi pregiati nel mercato degli svincolati, due nomi su tutti te li faccio: Mario Balotelli e Pazzini, sono due profili che potrebbero far gola a tante società. Perfetto, Sandro, dici sì. La tua, vai. Sì, allora, a parte che abbiamo sviscerato prima, diciamo così, delle più ampie misure, però ecco, io parlerei il colpo di mercato, secondo me, al di là del Monza con Boateng, questo è un mio punto di vista, il Pisa con Mazzitelli, io secondo me il colpo veramente grosso l'ha fatto l'Ascoli, ragazzi, con Kragel. Io penso che questo sia stato, diciamo, il colpo di mercato, forse, a mio avviso, un colpo di mercato, insomma, all'ultimo momento, cioè veramente un colpo di mercato grosso, insomma, la Benevento. E poi cos'altro dire più? Ecco, ce ne sono stati anche altri, per l'amor di Dio, però ecco, Antonio, io secondo me il colpo più bello l'ha combinato l'Ascoli. Ecco, a te Antonio. Ma allora, io sono d'accordo col discorso del colpo di mercato. Il colpo di mercato della Serie B quest'anno è stato, secondo me, Boateng al Monza. Boateng, se torna a fare il giocatore che era, è indiscutibile. È un giocatore che ti sposta gli equilibri. Sì, cioè, è un giocatore che in Serie A già al Sassuolo dimostrava di dire ancora la sua. Era un giocatore fondamentale. Secondo me, in Serie B, in un contesto come il Monza, sarà il giocatore dell'anno. Beh, non possiamo neanche allora non nominare Menes nella Reggiana, nella Regina, scusate. Boateng secondo me è più ancora di più. Io l'ho detto subito, Boateng, poi io, ma secondo me Menes, ragazzi, sarà ancora più decisivo. Ok, va bene, è una tua opinione, però. È una mia opinione, tanto per rompervi anche un po' i coglioni, perché sennò andiamo troppo d'accordo. Allora, per quanto riguarda le promozioni, le prime due io dico il Monza e il Lecce, secondo me sono le squadre che hanno più rispetto agli altri e che poi alla fine potrebbero finire fra le prime due. Oltre a queste due vi dico
ora che Del Neri è stato esonerato e che torna Lopez sulla panchina del Brescia, vi dico che secondo me anche il Brescia potrebbe ambire a uno di questi posti se Lopez riesce a ripartire da come era finito lo scorso anno. Per quanto riguarda le ultime tre, ovvero le retrocessioni, io dico, non le dico in ordine di classifica all'ultimo, alla terz'ultimo, non lo so, io vi dico tre squadre che secondo me faranno fatica, ovvero l'Entella, il Cosenza e il Vicenza, e vi metto anche il Pescara fra queste squadre che lotteranno per la salvezza, e l'Ascoli. Questo per me è il mio vedere, poi non lo so, se volete aggiungere voi ragazzi qualcosa, altrimenti siamo arrivati in chiusura. No, vabbè, io ti dico, favorite sicuramente Monza, Reggina, però io ci metto la Reggiana e Lecce anche, una di queste quattro va in Serie A diretta e poi di queste quattro due dirette su in A e due comunque appunto se la giocano nei play-off, senza dimenticare poi la SPAL, chi può andare giù non lo so. Sinceramente non mi va di sbilanciarmi perché è molto difficile il campionato della salvezza. Tanto per farti un paragone, nel 92-93 la SPAL aveva uno squadrone come quella di quest'anno e poi è finita in C1. Non mi va di espormi, ti dico la verità, Antonio. Va bene, va bene. Ragazzi, io direi che possiamo salutare i nostri radioascoltatori e chi ci ha seguito sui vari social. Salutiamo la regia e Radio Playtime e ringraziamo i ragazzi che ci hanno gentilmente concesso questo spazio per fare B-Planet, il nostro programma. Io vi rinnovo, invito a seguirci la prossima settimana, mercoledì dalle 21 alle 23, sempre qui su Radio Playtime. Vi saluto, vi invito a venirci a trovare sui nostri canali YouTube, ovvero 1936 solo io, il canale di Sandro 1909 solo Pisa e il canale di Stene Stene Channel. Siamo in chiusura, mi stavo un attimo confondendo perché stavo leggendo le varie chat, voi mi confondete, ragazzi, scusatemi, non sono perfetto. Bellissimo. Ragazzi, io non faccio altro che ringraziarvi per la vostra collaborazione e per la vostra presenza qui insieme a me in questo bellissimo programma. Vi saluto, passo la parola a Stene che chiude questa serata. Niente, io la chiudo semplicemente lanciando questa canzone dedicata ad Eddie Van Halen, che è stato uno dei grandi del rock mondiale. Purtroppo ieri ha perso la sua battaglia contro il cancro e quindi questa è Jump dei Van Halen, dedicata a lui. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte. Buonanotte a tutti e alla prossima settimana. State ascoltando Radio Playtime. Radio Playtime. Accendi il tempo della musica. Just how you feel. You got to roll with the punches.
del Pescara qui allo stadio San Nicola di Bari con Galano, il gol dell'ex. Interviene Riga Monti di Brescia, si è portato in vantaggio la formazione di casa, ha segnato Giunta, Brescia 1, Cagliari 0, a te la linea. Capolavoro di Zoratto ed il Parma è in vantaggio, ti chiedo scusa, Parma 1, Roma 0, marcatore Zoratto, a te Provenzali. La raccolta firme in favore dell'ospedale di Saronno dipende anche da te. L'obiettivo è quello di ripristinare reparti trasferiti a Busto e mantenere l'ospedale un presidio medico. E firma a favore del diritto di tutela per la tua salute e quella degli altri. Fai la cosa giusta. Vieni a firmare in sede Obiettivo Saronno in via Padre Monti 13 in centro a Saronno. Da lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Inoltre a Saronno puoi firmare anche nei seguenti negozi: Cartoleria Secchi, Ceriani Centrotela, Open Space, Tindoria Angolo via Pietro Micca, Levan, Bar Pasticceria, CPS e nelle seguenti farmacie: Taglioretti, Forni, Santuario, San Marco, Santa Maria. Per l'ospedale, un obiettivo comune, con la salute non si scherza. Firma anche tu. Playtime Radio.